Certo, assolutamente sì, bisogna capire che molto spesso anche dei piccoli progetti possono essere presi in considerazione e tutto questo non accade. L'altro problema sono le banche che tante volte non danno quel supporto necessario per la parte non finanziaria. L'altra criticità è il fatto che non ci si consorzia fra vari imprenditori ma anche vari sindaci, e quindi praticamente vanificando quello che è la possibilità di accedere a determinati. Ci sono tutta una serie di problematiche, ma se riusciamo a tutti insieme a centralizzare e fare uno sforzo comune, magari anche mettendo la parte politica un'agenzia capace di indirizzare i vari fondi e dare possibilità alle idee di concretizzarsi, perché noi siamo un paese dove le idee è l'unica cosa che non ci mancano, e quindi riusciamo veramente a fare qualcosa per questo paese. Ecco, a noi forse manca ancora fare rete, ma soprattutto portare avanti, come lei ha ricordato più volte nei suoi interventi, un criterio etico dell'agire. Ah, senza quello non si va da nessuna parte, senza l'etica e la morale dei vari attori che fanno parte, diciamo, che dovrebbero far parte, diciamo, di questi finanziamenti, non si va da nessuna parte. L'etica e la morale non deve essere solo espressa dal mondo politico, ma anche dal mondo imprenditoriale. Quindi guardare alla lunga, neanche a medio termine, che non basta più, ma alla lunga anche per le generazioni future. Se non si comincia a dire troppo, anche pochi giorni fa il Premier Renzi ha detto che avrebbe risolto il problema dei grossi sprechi che ci sono in Italia, tant'è vero che oramai avere l'approvazione, o meglio l'elargizione di fondi europei in Italia è diventato un vero e proprio miraggio. Noi siamo qui per dire la nostra, compreso le proposte, dopo che solo in Regione Campania, ma anche in altre regioni, però solo in Regione Campania sono tornati indietro 2 miliardi e 8 di fondi europei inutilizzati, persi per sempre, e sono andati a vantaggio di altri stati più meritevoli. Quindi abbiamo perso non solo le risorse finanziarie necessarie anche dal punto di vista strutturale, ma anche aumentando la competitività non tanto della nostra regione, ma degli altri stati membri, che comunque siamo in un libero mercato, quindi fanno concorrenza al nostro commercio, alle nostre industrie. Come risolvere sui nostri territori? Allora, come risolvere i nostri territori? Con delle riforme. Io nel 2013 sono stato in una riunione del MISE rappresentando la Campania e avevo posto il problema che se non cambiavano le normative, ovviamente si sarebbero perse altre risorse, infatti come è successo. Quindi bisogna responsabilizzare più i dipendenti, in modo che se loro sono troppo lassivi, o meglio fanno degli errori enormi come è successo in Campania, dove i decreti di approvazione vengono sbagliati e quindi vengono perse risorse importanti, ci deve essere introdotta la responsabilità penale e patrimoniale dei responsabili, cioè coloro che gestiscono i fondi europei, e da cui purtroppo in questo momento storico la nostra nazione non può perdere anche questo treno. Parliamo in generale delle piccole e medie imprese, ma lì a me stanno a cuore soprattutto le aziende del sud, la Campania, che veramente sono rimaste in coda alle aziende, diciamo, europee. Senza i contributi della Unione Europea non hanno possibilità di poter emergere e di poter svolgere la loro attività imprenditoriale. Ecco, secondo lei qual è stata? Dobbiamo ancora percorrere per migliorare la situazione? Che ci sfugge di mano? Secondo me dovrebbero, il governo, i nostri governanti dovrebbero prendere dei seri provvedimenti nei confronti di chi gestisce queste pratiche dei fondi, mettendo delle regole certe e penalizzando anche eventualmente penalmente chi è che non fa il proprio dovere nello sporcare queste pratiche e renderle subito celeri, affinché le aziende possano accedere con semplicità. Ecco, ma addirittura noi abbiamo ascoltato che sul nostro territorio in Campania alcuni sindaci non hanno ancora aderito al patto
cosa che mi consente poi di accedere ai fondi. Ecco, questi sono passaggi basilari. Io credo che la Regione Campania dovrebbe intervenire per questo fatto, dovrebbe riunire tutti i sindaci della Campania e metterli in condizione di sottoscrivere questo patto che rende la possibilità di poter operare su questi fondi.